Allora Francesca, intanto grazie di questa intervista un po' estemporanea. Tu lodata e apprezzata da tanti, da Strehler a Proietti a Martone, a Liliana Cavani con cui hai fatto l'ultimo film, un film importante perché erano 20 anni che non faceva film Liliana Cavani, un ruolo importante che tra l'altro è una domanda importante poi, cosa faremmo tutti noi se pensassimo di non avere più futuro? Tu per esempio ti sei chiesta... Guarda, è una domanda che ci è stata fatta spesso anche in sede di presentazione del film a Venezia e ci siamo resi conto che in realtà no, non ce la siamo fatta la domanda, noi attori. Se la facevano i personaggi, ma se la facevano perché il presente portava quella domanda. E se è vero che il tempo non esiste, nel momento in cui il tempo ce l'hai non te ne rendi conto. Certo. Ti rendi conto della presenza del tempo solo quando te lo tolgono, altrimenti tu sei dentro un flusso. E fondamentalmente la risposta a quella domanda è quella che mi do tutti i giorni e quella che si danno anche loro forse in qualche modo alla fine. Il senso sta nell'essere capace di stare nell'attimo presente, perché in quell'attimo riesci ad avere assoluta coscienza di te, probabilmente coscienza del tempo in una maniera più sottile che non intellettuale, e fondamentalmente ad essere in qualche modo connesso anche con qualche cosa di più alto. Tu ti senti dentro il tempo, ti senti questo vivere nel presente per te? Ma è una guerra, perché per chi ha l'intelletto fervido, curioso, attivo, è una trappola per il vivere nel presente, perché l'intelletto che pone domande si proietta nel passato, nel futuro, e quindi alimenta la costruzione di un presente che è fatto della possibilità di un'esperienza futura o della memoria di un'esperienza passata. Quindi dominare una mente curiosa, una mente certo, che ha necessità di fare domande, va contro alla capacità di stare nel presente, quindi è una lotta che sto combattendo. In questa lotta ti sei voltata a guardare la tua carriera fino ad ora e come la racconteresti? Perché da una parte molto coraggio, nel senso hai fatto anche ruoli... Guarda, mi rendo conto adesso che sono stata una precursora, precorritrice, che tante cose che le ventenni o trentenni di adesso sbandierano come un diritto, come una cosa, io le ho fatte 20 anni fa, solo che 20 anni fa forse era troppo presto. Cambiare continuamente faccia, aspetto, passare da una cosa magari super di nicchia invece a una cosa popolare, fare cinema, fare televisione, fare teatro, mescolare gli stili, mescolare le cose, fare servizi moda, poi fare servizi di foto con autori, cioè questa cosa qua che per me era il fondamento della mia idea di fare questo mestiere, 20 anni fa era: sei strana. Certo. E quindi è l'unica cosa che sto riconoscendo, diciamo, ultimamente guardando indietro, ma non mi piace guardare indietro, soprattutto se riguarda me, mi piace guardare dentro. E nel prossimo futuro invece che cosa c'è di impegni di cinema, televisione, teatro? C'è, sì, speriamo, insomma, nel senso che ne attendiamo l'uscita, una serie che ho girato in Grecia con Stefano Fresi per la Rai, e sono molto curiosa, insomma, è stata un'avventura molto, molto bella, è tratta dai libri di Markaris sul commissario Kostas Karitos. Okay. Il titolo non lo so, perché so bene come lo vorranno, certo, come lo vorranno chiamare, come verranno uscire, quindi quello credo, spero, insomma, che porti un seguito, perché è stata veramente un'avventura molto bella. E poi ci sono cose, teatro, vorrei tornare al teatro, insomma. Tu hai anche sfiorato il cinema internazionale, il cinema americano, con Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo, con Tom Hanks, Inferno. Tra l'altro siamo colleghi in Inferno, io ho fatto una posa. Vedi, anche io. E tu hai avuto un rapporto ed hai un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, hai la green card anche. No, sono cittadina americana. Sei cittadina americana? Sì, mio figlio è nato lì, quindi ho vissuto 5 anni, gli ultimi 5 anni, insomma, prevalentemente a Los Angeles. Tu dovessi dire in due parole, diciamo, per i diritti
diritti delle donne, diciamo, America e Italia, e per il lavoro di un'attrice, America e Italia, i pro e i contro, le cose che ti esaltano di quel paese, le cose che non ti piacciono. In due parole è impossibile, sì, nel senso, certo, che ovviamente il discorso è talmente complesso ed è talmente sfaccettato che quando esprimi un'opinione e viene estrapolata, poi succede quello che succede quando Favino dice una cosa e viene ovviamente rimbalzata perché fa comodo farlo. Credo che il lavoro da fare sia tanto, ovunque. Credo che per annullare il concetto di valore in relazione al genere ci vorrà ancora moltissimo lavoro. Non credo che la strada sia, perché non ha funzionato fino ad oggi, trasformare le donne in uomini, cioè dover entrare in quell'energia, dover mettersi sullo stesso livello. Non siamo sullo stesso livello, siamo profondamente diversi, e questa ricchezza che va coltivata, secondo me, perché è la visione diversa che le donne hanno che è importante portare sul tavolo, perché le donne hanno una visione diversa che non deve tentare di essere la visione maschile. Può esserlo, sicuramente, come quella degli uomini può avvicinarsi alla visione femminile. Per me la cosa più interessante è quando ci sono questo tipo di contaminazioni. Cioè quando si riesce, quando un uomo ha il coraggio di andare a toccare i sentimenti, quando una donna può permettersi di fare un film d'azione, quando ripeto, la capacità e l'autorizzazione a di che cosa si vuole parlare non sia legata a quello, quindi, che uno ha in mezzo, certo, alle gambe. Certo. Nel superare i confini in qualche modo. Siamo esseri umani, non siamo uomini. Credo donne, che l'essere esseri umani certo, porti con sé per tutti più o meno lo stesso tipo di. E pensi che in Italia comunque si sia andati avanti nella, come dire, nella inclusività, nella accettazione delle diversità varie, LGBT, più. Credo che ci sia molta strada da fare. Ci sono delle aperture sicuramente, ma la mia personale opinione è che ci sia molta strada da fare. Io ti ringrazio tantissimo e non ti faccio perdere. Esatto.